Nuova edizione del Globo News, buona serata da Giovanni Lucifora e Laura Zamporlini. Ed ora la storia di Fabio, marmista di testaccio. Manda avanti un'azienda di famiglia, ma è ridotto sul lastrico. Dallo scorso aprile, nella via che porta al suo laboratorio, si è insediata un'intera famiglia di rom e i clienti non ne vogliono più sapere di percorrerla. Siamo a Roma, zona testaccio, più precisamente in largo Giambattista Marzi, da cui se avessimo bisogno di un marmista non ci sarebbe alternativa. Per arrivare da Fabio dovremmo fare una sfilata fra camper e tende, dove dallo scorso 4 aprile si rifugiano una cinquantina di rom. Non sanno dove andare, da quando sono stati costretti a sgomberare l'ex mattatoio che costeggia la strada si sono riversati là e da quel giorno gli affari di Fabio sono praticamente precipitati. Adesso c'è anche un legale che mi assiste in questo e naturalmente tutto questo è causato dal comune di Roma, quindi è stato un responsabile, ancora non è uscito fuori. Comunque sono loro che il 3 aprile, quando hanno sgombrato il campo boario, hanno chiuso un occhio e hanno fatto praticamente mettere una parte di questi nomadi davanti al mio esercizio commerciale. I clienti non entrano più. Ma i rom non mollano, andremo via soltanto quando il comune ci troverà un'altra sistemazione. Per Globo News, Romina Bassini.